L'Italia è oggi uno dei paesi meno accoglienti per gli investitori dal punto di vista del sistema giudiziario a causa della palude burocratica che abbiamo in questo paese e dell'irresponsabilità della classe dirigente. Solo creando un ambiente accogliente dal punto di vista delle relazioni e creando un sistema di convenienza per chi viene ad investire in Italia, riusciamo a richiamare investitori. È il pensiero del governatore della Campania Vincenzo De Luca, presente a Palazzo di Città all'assemblea pubblica per il centenario di Confindustria. Creando un ambiente accogliente dal punto di vista delle relazioni, creando un sistema di convenienze per chi viene ad investire in Italia. Gli investitori in genere non fanno i monaci trappisti, vengono per creare lavoro, per darsi una prospettiva per il futuro, per vivere in tranquillità. L'Italia è oggi uno dei paesi meno accoglienti per gli investitori, dal punto di vista del sistema giudiziario, della palude burocratica che abbiamo in questo paese e della irresponsabilità della classe dirigente. Le due vicende di cronaca che abbiamo davanti agli occhi, il disastro di Venezia e il disastro dell'Ilva, testimoniano di un paese che è in totale declino. Chi viene ad investire oggi deve mettere nel conto in Italia di affrontare una palude burocratica che scoraggia qualunque investitore e un'assoluta incertezza sulle regole. Il presidente della Regione Campania, soffermandosi sulla situazione delle imprese in Italia nel corso della sua dichiarazione, non ha mancato di rimarcare da un lato gli ultimi eventi nazionali tra l'alluvione di Venezia e la chiusura dell'Ilva, un disastro per il paese, e dall'altro di sottolineare una prospettiva diversa per la Campania. Ma diciamo intanto che per la prima volta noi abbiamo un outlook delle agenzie di rating positivo per la Campania, cioè migliore in Campania che per l'Italia. Noi stiamo facendo uno sforzo gigantesco per creare esattamente quell'ambiente accogliente, quel sistema di convenienza che serve all'industria. Abbiamo erogato credito d'imposta, abbiamo prodotto la fiscalizzazione degli oneri sociali al 100%, dato contributi fino a 13.000 euro a fondo perduto per ogni nuovo assunto, abbiamo le ZES prima regione d'Italia che dovrebbero garantire un sistema di incentivi ancora più interessante, cioè abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per attrarre investitori. Abbiamo grandi opportunità in Campania. Grazie. Pensate che solo per quanto riguarda il piano ospedaliero abbiamo recuperato 1.080.000.000 di euro da investire. Dunque si può aprire una stagione molto interessante. La Campania è l'unica regione d'Italia che ha messo in piedi un piano per il lavoro rivolto a 10.000 giovani diplomati e laureati. Abbiamo fatto il primo concorso per 3.000 assunti. Questo concorso si sta completando in queste settimane. A gennaio avremo la soddisfazione di convocare tutti i quasi 3.000 giovani diplomati e laureati a cui stiamo cambiando la vita, perché da gennaio andranno a lavorare in 240 comuni della regione Campania.